Colleghi, Presidente, Governo, non occorre nemmeno che io possa anticipare fin da subito qual è la nostra posizione a riguardo di questo decreto legge. È una posizione che abbiamo già manifestato più volte in Commissione e che adesso veniamo qui a rendere una dichiarazione finale su qualcosa che noi riteniamo che sia assolutamente scellerato. Questa volontà, la volontà del Governo di affrontare un problema come quello del sovraffollamento delle carceri, con questi rimedi non ci può trovare che all'opposizione. Sono solo delle soluzioni provvisorie, temporanee, ma che stanno provocando e provocheranno non poche ripercussioni su quello che è a nostro vivere anche civile. Liberare i carcerati, liberare i delinquenti è soltanto un espediente che non farà nient'altro che creare un disordine notevole su quello che è il nostro modo di vivere. Che cos'è che è stato previsto in questo decreto legge? Vorrei qui sottolineare veramente, anche se in modo molto breve. Si sta parlando di liberazione anticipata, di sospensione della pena, di detenzione domiciliare per molti crimini, estendendo così moltissime delle ipotesi che sono attuali. Ma molti crimini cosa significa? Significa che coloro che si sono macchiati di delitti efferati, cosa si troveranno a fare? Potranno liberare ancora, essere liberi a tornare a casa, andare nelle nostre strade? Ma quello che poi mi sorprende è che la stessa Commissione ha per certi versi ancora ulteriormente appesantito. Infatti è stato innalzato anche il limite della custodia cautelare in carcere per i delitti puniti, che prima era per una pena non inferiore nel massimo a 4 anni, adesso è portata a 5 anni. Ma stiamo parlando di ipotesi dove non è nemmeno stato accolto i nostri emendamenti che erano atti ad eliminare da questi almeno i delitti che possono avere un particolare allarme sociale, ciò che non è stato fatto. E che quindi cosa ci troviamo poi? Ci troviamo ancora di fronte a criminali che hanno la possibilità di godere di alcuni benefici, quando noi, e penso che tutti e tutti i cittadini italiani, possono solo che sperare che chi sbaglia deve pagare e non di certo di usufruire di benefici alcuni. Ma poi quello che io vorrei anche qui ricordare, anche se poi fortunatamente dico all'esito dell'esame che c'è stato in aula questa mattina, fortunatamente anche tutti noi siamo stati responsabili a prendere in considerazione la posizione dei recidivi. Però ricordiamo che nel testo originario del governo, purtroppo, e dico veramente purtroppo, erano state eliminate delle previsioni di limiti di accesso di questi benefici proprio ai recidivi. Fortunatamente, ripeto, fortunatamente l'esito poi dell'esame di questa mattina ha portato in un verso anche diverso. Però mi sorprende pensare che il governo, per risolvere un problema come quello del sovraffollamento delle carceri, abbia pensato ancora di beneficiare i recidivi che, ricordiamo, per il fatto stesso sono delle persone che hanno una propensione al reato e alla vita delinquenziale. È vero che il pentimento, che il ravvedimento può essere concesso alle persone, la possibilità di avere una seconda possibilità un po' a tutti deve essere concessa, ma se noi sovvertiamo il modo nostro di pensare il crimine e pensiamo che anche il recidivo possa essere poi alla fine perdonato, io mi chiedo, ma chi commette un reato? Che cosa pensa poi? Beh, tanto poi ne posso fare anche un altro, perché poi la legge italiana mi verrà in qualche maniera incontro. E quindi, liberazione anticipata, sospensione della pena, detenzione domiciliare, ma non è ancora finito. E anche su un altro punto ritengo che sia anche importante soffermarci. Quando, ripeto anche qui, fortunatamente l'Aula questa mattina ha avuto la possibilità di esprimersi e di limitare quantomeno l'accesso ai lavori di pubblica utilità per i tossicodipendenti, senza nulla volere nei confronti di tossicodipendenti oppure anche utilizzatori comunque di sostanze psicotrope, che sicuramente versano in una situazione particolare loro. Però la previsione originaria della norma del decreto legge prevedeva la possibilità al soggetto criminale che commette un reato solo per il fatto stesso di essere drogato,
solo per il fatto stesso di essere drogata, aveva la possibilità di accedere ai lavori di pubblica utilità. I lavori di pubblica utilità sono veramente importanti, è un modo di rieducare il condannato. Però deve essere qualcosa che si aggiunge, non che si sostituisce a una pena. Quindi, cari colleghi, noi vediamo qua ad affrontare un problema come quello del sovraffollamento delle carceri continuamente con dei rimedi che troviamo assolutamente non solo non condivisibili, ma ripetiamo ancora deleteri. Noi da tempo, noi della Lega Nord insistiamo che l'unica maniera per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri è di fare nuove strutture penitenziarie, avere la possibilità di dare nuovi posti. C'era un piano carceri in opera. Ma non solo questo, cioè ci sono dei dati poi molto importanti, anche noi della Lega Nord abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a ricordare a questo governo, a voi tutti, che all'interno delle nostre carceri, dove si parla oggi di quasi 66.000 detenuti, ce ne sono circa 24.000 che sono stranieri che hanno commesso reati in Italia e sono qui detenuti. Ma io mi chiedo, ma non è possibile affrontare effettivamente la possibilità di fare degli accordi con gli stati esteri affinché questi stranieri vadano ad espiare la pena nel loro paese d'origine? E no, invece com'è che l'affrontiamo il problema? L'affrontiamo un problema del sovraffollamento delle carceri liberando i detenuti. Ma io mi domando, ma qua stiamo ragionando veramente al contrario. Non si determina quindi la misura delle carceri dal numero di criminali, ma il numero di criminali è la misura delle carceri? È questo forse che noi vogliamo? È ora di affrontare il problema. Noi ci asterremo per quanto riguarda l'articolo che riguarda la proroga delle funzioni del commissario straordinario. Non perché non ci debba essere il commissario straordinario, ma quello che noi critichiamo è che ci sia la necessità di una proroga. È l'ennesima italianata. L'ennesimo modo di fare legge in Italia. Si fissa un termine e poi si chiede la proroga. E anche in questo caso dico, si deve affrontare questo problema, non con queste norme, ad andare a incidere, a liberare questo o l'altro, a continuare a fare degli interventi normativi che sono sporadici, ma sarebbe da guardare finalmente l'intero e guardare finalmente di affrontare il problema. Problema? Mi accenno soltanto così, solo per una pura mia polemica, e io dico, ma la Commissione Giustizia, avevamo cominciato a fare delle indagini conoscitive, abbiamo detto di fare delle indagini conoscitive sul sistema carcerario, ma se adesso adottiamo questi provvedimenti, pur non avendo nemmeno cominciato le indagini conoscitive, vuol dire che stiamo affrontando falsamente un problema senza nemmeno conoscerlo, perché si dovevano fare le indagini conoscitive. Ma allora, tutto alla fine cos'è che dico? Ricordiamoci, oggi siamo qua che facciamo questa votazione. Una sentenza della Consulta, di cui penso che tutti noi abbiamo già sentito parlare oggi, ha previsto, ha condannato, ha ritenuto, e questa è una sentenza che noi riteniamo scandalosa. Ascolti, ministro, ascolti. 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 E riteniamo che la Consulta sia stata sotto questo profilo scandalosa. Perché nel prevedere che anche nei fronti di un reato di stupro di gruppo sia stata esclusa la custodia cautelare perché sono ammesse delle pene alternative. Le pene alternative di cui stiamo andando a parlare proprio oggi. E quindi va a significare anche tutto un insieme di pacchetti di sicurezza che era stato tra l'altro varato anche dal nostro ministro Maroni. Cos'è che vogliamo noi? Noi vogliamo solo il rigore della legge, perché è giusto che la legge sia rigorosa, perché nel momento in cui si sa a cosa si va di fronte la pena, questo il delinquente potrà essere dissuaso. Il nostro voto penso che sia abbastanza chiaro. Il gruppo della Lega Nord esprime convintamente il suo dissenso. No allo svuota carceri, no all'indulto, no ai delinquenti per strada. No, sì, senatori del gruppo della Lega, sì, la richiamo all'ordine. Prego il senatore Questore di rimuovere quei cartelli, per favore. Senatore Crosio,
Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il senatore Susta, ne ha facoltà. Signor Presidente, colleghi senatori, il senatore Albertini è... Questori intervengano di nuovo. Senatore Crosio.